Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ci interessa, nel senso che intanto vorremmo riuscire a capire se quante chance di vittoria ha realmente e che cosa cambia se di nuovo vince lui. Su quante possibilità di vittoria a Trump, la risposta più corretta si racchiude in un algoritmo che è boh, ecco. Nel senso, non ne ho alcuna idea. Probabilmente Trump ha ottime possibilità di vincere le primarie repubblicane, le elezioni generali ha delle possibilità, ovviamente quante ad oggi, cioè più di un anno di distanza dalle presidenziali, è troppo presto, è davvero un terno all'otto, cioè è un'era geologica in senso politico, manca davvero tantissimo, molto dipenderà da Biden, che non è un signore in eccezionale forma, non si offenderà in questo momento ovunque si trovi, peraltro è notte fonda, quindi lo posso dire tranquillamente. Detto tutto questo, c'è qualcosa di più che riguarda Trump, ovvero anzitutto questo piccolo asterischio, occhio ad Elon Musk, non in senso politico, cioè è vero, Trump è rimerso su X o X per dirla in italiano, che sappiamo è il social di Elon Musk, e non penso che gli apparati americani ne siano felicissimi, dal momento che il rapporto tra gli apparati statunitensi e i social network è a dir poco intimo, e a dir poco lo potrei anche elevare ad un'iperbole, e non penso che gradiscano, visto che Musk aveva aperto al ritorno di Trump, il ritorno almeno questa notte c'è stato, e già Musk non è amatissimo da quegli apparati di cui sopra, nonostante il suo impegno nella guerra in Ucraina. Ricordo peraltro che Elon Musk non è un signore statunitense, è un signore di Pretoria, della città della Jacaranda, un signore sudafricano che ha un'idea di sé che lo avvicina alla divinità, è borderline, ecco, non mi stupirei se nei prossimi anni ad esempio scegliesse un'ulteriore via di lancio geopolitico, entrasse in definitiva collisione con gli apparati statunitensi, un po' quello che è successo a Trump per altre ragioni molto diverse, ovviamente, chiusa parentesi. Che cosa c'entra Trump con la guerra in Ucraina? Apparentemente se vincesse lui, dovremmo fare un approfondimento su Musk e su X nei prossimi giorni, perché ne stai dicendo sono talmente interessanti le cose che stai dicendo che prometto che lo farò. Beh no, ma sai, gli apparati americani non amano mai questi protagonismi, e Musk è lo stesso che qualche mese fa, e se la sono segnata, chiedeva soldi per i suoi satelliti mobili, certo. Cioè mandò una richiesta quelli che diretta, lui ha messo a disposizione dell'Ucraina. Quando mi pagate? Certo. Meno male che non si è fatto il famoso duello, no? Meno male. Sarebbe stato carino. Certo. Per alcuni giorni spense i satelliti mobili, quindi non fu un gesto apprezzatissimo, usiamo un eufemismo. Sì. Trump e la guerra, e chiudo sulla guerra d'Ucraina, se fosse eletto tutto cambierebbe. Io credo che, al di là o meno delle elezioni di Trump, della quale non ho alcuna idea, ovviamente l'impressione è che gli apparati di qui sopra, cioè che poi chi diavolo sono, cioè essenzialmente il Pentagono, il Dipartimento di Stato, un po' meno più la CIA, si siano molto spaventati del fallito golpe della Wagner, e come diceva il vecchio saggio, peggio di un nemico insidioso c'è un nemico allo sbando. L'idea americana di doversi occupare di una Russia in piena anarchia, divisa fra guerre tra bande, con l'arsenale atomico più grande del mondo, significherebbe una distrazione esiziale, sarebbe il vantaggio assoluto della Cina. E infatti da giugno l'atteggiamento americano è cambiato. Non passa giorno che a mezzo stampa le classiche fonti anonime del giornalismo anglosassone, che sono poi legate agli stessi apparati, non dicano ma sta andando molto male, la controffensiva ucraina non può raggiungere gli obiettivi, eccetera, eccetera. Questo a segnalare che prima o poi al tavolo negoziale bisognerà mettersi. Dunque, per farla davvero breve, Trump o meno, i prossimi mesi credo saranno segnati da un attivismo statunitense verso un cessate il fuoco in inverno, ancor prima delle elezioni presidenziali. Poi che questa avvenga e ci riescano, un altro paio di maniche, ma credo che questo proposito trascenda la volontà di Trump, che peraltro di solito non crede niente a nessuno, quindi figurarsi se ha un'idea specifica di quello che sta capitando laggiù. Però insomma, hai chiuso il cerchio, la morte di Prigozhin, sembra di capire, aiuterà in qualche modo a risolvere, no, questa... Questo non lo so, diciamo il fallito golpe ha avvicinato l'idea statunitense che questa guerra non possa prolungarsi troppo, perché il rischio di qualcosa di inaspettato è ancora peggiore della sconfitta della Russia nell'idea statunitense. Assolutamente. E trampiani o no, il 55% dei repubblicani...